Salve a tutti, oggi questa lezione la dedico alla parte di esercizi sulle derivate, semplici e composte. Allora, si abbia la derivata y è uguale 2x alla sesta meno 3x alla seconda più 2x meno 18. Allora, affrontiamola e vediamo come si risolve. X alla sesta è un esponenziale. Allora, vicino vi metto come si risolve la derivata fondamentale. Quindi, se ho y che è uguale a x alla n, y' sarà nx alla n meno 1. Ovviamente io ho una somma e sottrazione di derivate. La derivata di una somma è pari alla somma delle derivate. Quindi basta derivare questo, derivare questo, derivare questo, derivare questo. Allora procediamo. In questo caso n è 6, quindi 2 per 6x alla quinta, n che è 6x alla n meno 1, 6 meno 1 è 5, meno 3, 2x alla 1, più la derivata di kx, abbiamo detto che è proprio 2, è proprio k, no? Rimane solo il coefficiente, la derivata di 18 è nulla. Quindi in definitiva la derivata prima è 12x alla quinta meno 6x più 2. Questo lo chiamiamo esercizio 1. Procediamo con l'esercizio 2. Y è, me li sto inventando, un dodicesimo x alla quinta più un quarto x alla terza meno 36. Analogamente come prima, proviamo a calcolare la derivata prima, quindi un dodicesimo di 5x alla quarta, quindi n è 5, e riscriviamo n che è 5, x per n meno 1, 5 meno 1 è 4, più un quarto 3x alla seconda e finisce qui. Risolviamo 5 dodicesimi x alla quarta più 3 quarti x alla seconda. Andiamo avanti. Esercizio 3. Facciamo una funzione composta. Y è uguale e alla x alla terza meno 2x quadro meno 3x. Allora, vi do la soluzione della fondamentale, di come si risolve la derivata fondamentale. Se y è uguale alla x, y' sarà e alla x. In questo caso però badate bene che è un caso particolare, perché la mia funzione si presenta come y uguale e alla f di x, dove f di x che cos'è? È proprio x alla terza meno 2x alla seconda meno 3x. Cioè non ho e elevato alla x, ma ho e elevato alla x alla terza meno 2x meno 3x, cioè una funzione di x. Allora, come si risolve una derivata al cui interno compare un'altra funzione? Si deve fare la derivata di tutto, quindi di e alla f di x, ma la derivata di e alla f di x abbiamo detto che se e elevato alla x lo devo derivare, rimane e alla x, e quindi avrò e alla f di x per la derivata prima della funzione. Scusate, ho avuto un lag. Ecco qua. Quindi la derivata di una derivata composta, ok, non è nient'altro che risolvere da prima la derivata fondamentale e poi fare la derivata della funzione. Quindi proviamo a risolvere anche questo esercizio. Vi cambio colore, scusate. Siamo, ok. Y sarà uguale a e x alla terza meno 2x quadro meno 3x, che tra l'altro si potrebbe anche raccogliere la x per la derivata di questa roba qui. Quindi questa è un esponenziale, quindi avrò 3x alla seconda meno 2 per 2x meno 3, quindi uguale e mettiamolo in evidenza la x,
x alla seconda meno 2x meno 3, tutto che moltiplica 3x alla seconda, 2 per 2 è 4, quindi meno 4x meno 3. Dai, spero che sia stato di facile, che questi tre esercizi siano stati di facile comprensione. Se avete dei dubbi, ditemeli. E vi lascio con un esercizio e tra i commenti mi scrivete come risolverlo. Dai, sono esercizi inventati, però in linea di massima ve li do in maniera tale che riusciate a risolverli senza problemi. Y è uguale alla e, ad e elevato, mettiamoci va, un logaritmo naturale di x più 1 su x più x alla terza più un quinto di x alla quarta. Dai, non è difficilissima, non è nemmeno facilissima. Scrivetemi nei commenti la soluzione, se poi vedo che insomma i più virtuosi di voi riescono a risolvere anche questo esercizio facilmente, ve ne darò altri. Se vi è piaciuta la presentazione, la lezione, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciate i commenti, partecipate, aiutatemi a far crescere questo canale. Vi saluto, buona giornata, ciao a tutti.